No, perché noi abbiamo nell'altra puntata abbiamo aperto questa specie di rubrica all'interno della trasmissione con tutta la parte della tecnica, e siccome ti dico che ci ha avuto tanto successo, perché ci hanno anche scritto, ci hanno detto, insomma, e quindi se ampliamo questa cosa, e sono passati i primi 15 minuti, mandiamo l'intermezzo musicale e rientriamo appena è finito. Allora, eccoci di nuovo rientrati in diretta, e sempre incrociando i guantoni, la box popolare insieme al maestro Franco Piatti e su Radio Roma Futura. Allora Franco, senti, questa cosa della la rubrica che stiamo aprendo sulla tecnica, che è ovviamente non è solo tecnica su ring, ma anche tecnica di allenamento. Apro parentesi Franco, perché io so che tu ascolti
la trasmissione il mercoledì da mezzogiorno a l'una, la rubrica del podismo dei nostri amici Pino De Gidi e Mario Moretti, e loro ci stanno ascoltando adesso. Sì. E appunto loro, hai visto che nella fine della trasmissione c'è questa rubrica di Mario Moretti, che racconta un po' questo loro tecnico della federazione podistica, di atletica, che spiega come cominciare, no? A fare allenamento di corsa. Allora, riportato invece al pugilato, io ti volevo chiedere questo: intanto, se ci spieghi come termina l'allenamento, intanto quanto dura un allenamento e come termina l'allenamento per un boxer che è pronto per combattere. Ovviamente parliamo sempre di dilettanti, eh? Sì. Beh, intanto dipende dall'età del ragazzo, perché poi, come ripeto, ci sono diverse categorie giovani, ci sono ragazzi 13-14 anni, poi 15-16 e via dicendo. Per cui in base all'età noi calcoliamo il tipo di allenamento che deve svolgere. Diciamo che l'allenamento, sia per i più adulti e quelli meno adulti, i più giovani, l'allenamento è uguale, però varia sicuramente il carico di lavoro. Poi un'altra nota molto importante è il tipo di gara che deve sostenere, o l'impegno, se è un torneo, una gara singola o un titolo. Quello poi dipende da quello, in base all'importanza e della gara, sia di quell'allenamento che si deve fare, insomma. Certo, certo. Diciamo che grosso modo l'allenamento è uguale per tutte le età, e variano molto i carichi di lavoro. Per esempio, i giovani, non è perché sono giovani, sono piccoli, non usano il potenziamento muscolare, non lavorano con i pesi, fanno un tipo di allenamento molto diverso da quelli dei ragazzi più adulti, ma è comunque sia sempre potenziamento muscolare. Senti, invece, per quanto riguarda poi arrivati sul ring, no? Allora, sempre l'altra volta abbiamo fatto un po' il discorso, prendendo spunto da quell'incontro che ti avevo detto io, di questo fatto, no, del pugile che lega. Invece sul combattimento dilettante, ricordiamo, sono 3 round, giusto? Sì, ripeto, sono 3, in linea di massima sono 3 round da 3 minuti, diciamo così, a livello dilettantistico. Poi ci sono i più giovani che fanno, dipende poi l'età, i 13-14 anni, che è una categoria giovanissimi, school boys, loro addirittura fanno 3 round da 1 minuto e mezzo ciascuno. Poi ci sono i junior che fanno 3 round da 2 minuti, e i ragazzi più grandi, che sono 16-17 anni, sono youth, la categoria youth, che fanno 3 round da 3 minuti come gli elite, che sono Perfetto. I pugili più adulti. Perfetto. Lo sport è lo stesso, la tecnica è la stessa, però se tu alleni un ragazzo d'elite, sì, e deve combattere quindi da dilettante 3 incontri da 3 minuti, tu che tattica imposti più nel caso, diciamo, di un combattimento con una persona, diciamo, di stazza media, di peso medio, sì, infatti, eccetera. Ecco, che tattica in 3 minuti? Ecco, la tattica è molto importante, perché nel pugilato il pugilato si basa molto sulla tecnica, ma non bisogna mai trascurare la tattica di combattimento, che è molto legata al tipo di avversario che ci abbiamo davanti, insomma. Se io, non so, faccio un esempio, ho un pugile che è un longilineo, ovvero è più alto del solito della categoria sua, e rispetto al suo avversario che è un brevi linio, magari è un fighter, che è colui che predilige la box a corta distanza, logicamente non userò la tattica di portarlo a corta o media distanza per sostenere il combattimento, insomma sarebbe il suicidio. Certo. Allora il longilineo magari farà una box a lunga distanza, che prevalentemente porta combinazioni o serie di colpi diretti. Combinazione o serie di colpi diretti. Ci spieghi un attimo che cos'è la combinazione? Bella domanda.
Beh, la differenza nella box, se vogliamo parlare di tecnica vera e propria, ci sono, se parliamo di colpi singoli, sono quei colpi che vengono portati sia in diretti, inganci, montanti, è un colpo unico, magari studiato a livello tattico, e poi io magari ho un pugile che è potente col braccio sinistro e magari è anche un fighter, per cui cerco di fargli portare quei colpi singoli isolati che sprigionano la massima espressione di potenza e portano un colpo singolo. Poi ci sono le serie di colpi, diciamo che potrebbero essere serie di colpi diretti, serie di colpi ganci o serie di colpi montanti, che sono quei colpi che percorrono la stessa traiettoria. Non so, serie di diretti portano tutti i colpi diretti, dritti, sinistri e destri che siano, su sequenza. Mentre le combinazioni di colpi, la differenza è sostanziale, perché la differenza tra la serie di colpi, che come dicevo sono tutti i colpi che percorrono la stessa traiettoria, le combinazioni di colpi sono quei colpi che provengono da traiettorie diverse. Faccio un esempio, la serie di diretti è sinistro, destro, sinistro, colpi diretti, mentre una combinazione di colpi devono essere per forza colpi che vengono da traiettorie diverse, che potrebbe essere un diretto sinistro, un gancio destro, un montante sinistro, per cui i colpi vengono da traiettorie diverse e hanno la loro efficacia. Invece in fase difensiva, quando si dice mettersi la famosa guardia, sì, che cos'è? Beh, intanto la fase difensiva nella box, ci sono tre tipi di difese, che è le schivate, che sono le più spettacolari, le più belle, poi a seconda delle schivate che uno fa, ad esempio utilizziamo molto le schivate in flex e torsione, che sono quelle schivate che servono per evitare i diretti, sinistri e destri che siano. Poi ci sono le schivate in rotazione o circolari, che sono quelle schivate che servono per schivare i ganci, prettamente solo i ganci. Poi ci sono le schivate di tronco, che servono soprattutto per schivare i montanti. E nell'ambito delle difese del pugilato abbiamo detto che sono tre le difese, che sono le schivate, gli spostamenti, ovvero spostamenti proprio con le gambe, per cui uscire fuori proprio totalmente dalla traiettoria dei colpi avversari, e poi ci sono i bloccaggi, propriamente detto bloccaggio del colpo dell'avversario. Bloccaggio del colpo dell'avversario. Ecco, invece io vi faccio un'altra domanda, adesso entro un po' più sulla tipica cosa nostra latina. Tu pensi di trovarmi impreparato? No, è impossibile, te impreparato su questo argomento è impossibile. Se parliamo di calcio, sì, sei impreparato, ma di questo proprio, guarda. Sì, ma devo essere sincero, non è che mi interessa. L'importante è sapere essere aggiornati su... Perché non è detto che un maestro, esatto, si debba sentire arrivato ogni volta che uno fa dà un chiarimento, una spiegazione. Io, certo, nonostante la mia età, nonostante il mio livello di insegnamento, io... ecco, prossimamente, credo che sia a fine giugno, vado a fare uno stage di aggiornamento riguardo il potenziamento muscolare al Centro Nazionale di Assisi, e io umilmente mi vado ad aggiornare, come dovrebbero fare un po' tutti i tecnici di pugilato. Senti, tu la funzione del tecnico all'angolo. Allora, noi vediamo sempre le immagini televisive in cui c'è una persona che diciamo cura il pugile, mettendo, insomma, per problemi magari che ha di sutura. Il Catman, perfetto, vedete, puntuale Franco. Poi c'è il tecnico, che lo si sente dal microfono, che parla e gli dà indicazioni. Poi c'è una terza persona che si vede sempre. Chi è quella terza persona che sta un po' più defilata e che ogni tanto entra nel discorso del tecnico? Beh, in genere le figure all'angolo sono sempre due. Se parliamo del dilettantismo, proprio a livello di regolamentazione, non possono stare più di due tecnici all'angolo, ovvero il tecnico, il primo tecnico e poi il secondo tecnico. Però il regolamento parla chiaro
al di là delle corde può stare soltanto un tecnico. Anche a livello professionistico succede questo, solo che a livello professionistico c'è sempre una terza persona che ha la sua importanza, ma è il manager del pugile.